voce autorevole esperta di Carlo Gobbi. Una partita che ha raggiunto il suo massimo livello oppure che deve ancora decollare? La partita è arrivata a metà. Anche due giorni fa era 2-0 per Conegliano in casa sua a Treviso. Quindi bisogna che in questo momento Limoco non pensi a che è successo 48 ore fa. E invece ci deve pensare Piacenza, che ha giocato discretamente il primo set ma senza troppo ardore, e malissimo il secondo, senza testa e senza coraggio. La partita per me non è ancora finita, però Conegliano sta giocando molto molto bene, e invece Piacenza, dopo un avvio abbastanza discreto, è crollata completamente. C'è solo la Turlea che le tiene in piedi. Una Piacenza quindi che deve ancora tirare fuori le sue armi migliori, sperando anche in un calo delle avversarie. Esattamente come 48 ore fa, dove nei primi due set Piacenza aveva giocato meno bene, poi è venuta fuori. Però in questo secondo set Conegliano non l'ha lasciata giocare. Devo vedere se riescono a cancellare dalla mente l'impressione negativa di questo set veramente disastroso, soprattutto la Bosetti. Allora, buona continuazione, buon divertimento. Grazie, anche voi. Siamo qui con Kai Aghero, spettatrice d'onore direi di questa finale. Ti stai divertendo nonostante sia seduta sugli spalti? Sì, buonasera. Dopo tanto tempo senza la pallavolo, ormai sono 5 mesi circa, e oggi per me è una grandissima esperienza, perché ci sono le migliori squadre del campionato, quindi quelle che hanno dimostrato di essere le più forti. Secondo te questo tie break finirà come gara 1 oppure ci sarà una sorpresa? Io spero che Conegliano giochi come sa giocare, senza strappare. Io penso che per uno vincere deve fare soltanto quello che sa fare al meglio, e poi mi auguro che vinca il migliore. Tanti mesi lontani dalla pallavolo, si può, come dire, il perché che ora che ti abbiamo visto è evidente, e si è evidente anche dal tuo sorriso, la tua dolce attesa. Dopo tanto tempo fuori dalla pallavolo sono incinta, sto aspettando un bebè, è maschio, e quindi per ottobre dovrei partorire, e dopo vediamo. Intanto mi godo questo momento che è bellissimo. Tanti, 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 tanti auguri. Crepi, 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 grazie, grazie, grazie.